Un'emergenza idrica costante al di là della siccità estiva, la contaminazione delle condotte, una rete vetusta e le note problematiche del traforo del Gran Sasso. Il sistema idrico integrato in Abruzzo rappresenta un serio problema per la nostra regione e tutte le soluzioni che vengono adottate rappresentano soltanto il classico pannicello caldo sulla fronte del malato terminale. Alla luce dei profondi disagi che gli abruzzesi da anni stanno sopportando, le associazioni dei consumatori, Federconsumatori, Cittadinanza Attiva, Acqua di Consum e Adoc, hanno voluto organizzare una tavola rotonda per sollecitare le istituzioni a politiche più efficaci. Tra i relatori anche Forum H2O con Renato Di Nicola ed esperti di materia ambientale come Giovanni Damiani. Dobbiamo dare proposte, dobbiamo portare avanti tutta una serie di quindi con degli esperti, dei ragionamenti che possano portare a delle proposte oggettive, soprattutto infrastrutturali, perché ricordiamo che in Abruzzo non è tanto la mancanza di risorsa, è la mancanza di infrastruttura che impedisce a un certo punto, in momenti in cui la risorsa idrica è più scarsa, quindi periodi estivi, l'approvvigionamento delle grandi città e dei grandi centri urbani. Una rete che ormai è un secolo di vita e che andrebbe rifatta da capo, acquedotti inutilizzati, come a dire l'acqua c'è ma per un motivo o un altro non viene messa a disposizione. Questo anche a causa della frammentazione eccessiva degli enti che se ne devono occupare e che non dialogano tra loro. C'è poi il tema della contaminazione causata, come ha spiegato il biologo Giovanni Damiani, dal cosiddetto effetto aspirazione dato dalla pressione nelle condotte quando l'acqua torna indietro, trascina con sé di tutto, da qui l'Escheria Coli di Francavilla o l'acqua inquinata, foro del Gran Sasso, e intanto all'orizzonte si intravede un ulteriore pericolo, come spiega Damiani. Io sono molto preoccupato per il traforo previsto dalle Ferrovie dello Stato per il Morrone, che è un traforo che dovrebbe partare da Prato La Peligna nella Val Pescara praticamente, attraversando il Morrone su tutto il flusso dell'acqua. Voglio dire che noi beviamo soprattutto l'acqua del Morrone, le sorgenti del giardino vengono da lì, c'è la possibilità addirittura che quell'opera ci faccia seccare le sorgenti che dà l'acqua a tutta la città. Ecco, questo è un esempio di come gli enti non dialogano tra di loro, hanno fatto un progetto senza sapere che ci sono altre conseguenze. Quindi superare la frammentazione, rifare le reti, fare la separazione tra acque bianche e acque nere, favorire gli usi appropriati sono secondo me le vie di uscita che la crisi climatica oggi ci impone.